Bentornati ragazzi su Pokémon Next! Anche oggi siamo sul gioco di carte collezionabili Pokémon e come promesso ecco la decklist del mazzo Talonadactyl, un mazzo che mischia Talonflame ad Aerodactyl appunto. Andiamo subito a vedere come si presenta il mazzo. Innanzitutto che mazzo di Aerodactyl sarebbe senza lui? Aerodactyl, che con Scia Jet al costo di sole 2 energie oppure un'energia in colore doppia fa ben 120 danni e farà scartare una carta energia speciale assegnata al Pokémon del nostro avversario. Se per esempio il nostro avversario ha dato una carta energia doppia in colore al Pokémon attivo, potremo fargliela scartare senza problemi, lasciandolo senza energie. Energie in colore doppie che ne giocheremo 4. 4 perché è il numero massimo di carte speciali da usare nei mazzi. 8 energie di tipo lotta, questo perché va in combo con la terra infuocata, che ne giocheremo ben 3, e 4 Talonflame. 4 Talonflame perché, diciamolo, è una carta essenziale in qualsiasi mazzo. Talonflame con Aerodactyl è davvero un portento. Infatti potremo metterlo senza farlo evolvere nel primo turno di allestimento del gioco come Pokémon attivo. E il suo attacco Blitz Aereo al costo di una sola energia ci farà cercare due carte. Beh, possiamo dire che questo Talonflame va a braccetto con Lambrantica. Infatti Lambrantica ci farà mettere in panchina un Aerodactyl, se quest'ultimo è presente tra le prime 7 carte del nostro mazzo. Cosa fare nel caso non avessimo Aerodactyl appunto tra le prime 7 carte del nostro mazzo? Beh, nulla. Ma potremo però recuperare Lambrantica con il kit scavafossili. Infatti, grazie al kit scavafossili potremo recuperare due Lambrantiche dalla nostra pila degli scarti, da poi riutilizzare per cercare di mettere in panchina Aerodactyl. Ricordo che questo è l'unico modo per mettere Aerodactyl appunto in gioco. Proseguendo abbiamo Lugia EX, l'ho messo semplicemente perché fa comodo averlo contro mazzi come Mega Mewtwo Y oppure Keldeo, molto utile appunto per l'attacco Aerosfera che infligge 20 danni per ogni energia assegnata a ciascuno dei Pokémon attivi, molto simile a Diveltalex. 4 acchiappa Pokémon da sostituire a Elisio, Elisio appunto lo metteremo in triplice copia, 3 manutenzione nel caso in cui Aerodactyl fosse in nostra mano e dovessimo rimetterlo nel mazzo per poi provare a metterlo in panchina tramite Lambrantica. 4 martelli dirompenti, giusto per dare fastidio all'avversario e rallentarlo. 4 post allenatori, come sappiamo questa carta è stata usatissima fin dal suo rilascio. E ragazzi, è davvero una carta mostruosa, non so come chiamarla se no. Proseguendo, 3 super martelli, che possono far scartare una carta energia speciale del nostro avversario. La terra infuocata, come detto prima, ci farà prendere due carte dal mazzo scartando un'energia di tipo lotta oppure di tipo fuoco. 4 N per fastidire anche il nostro avversario e pescare delle carte, cambiare delle carte, fare dei giri di mazzo, insomma, per far girare il mazzo. E infine 4 Professor Birch. Beh, io direi di andarci a fare una partitella. Che ne dite? Ok, avversario trovato. LSA Arachnid. Vediamo un po' che genere di mazzo è il nostro avversario. La scelta della moneta sta a noi, quindi direi di andare sulla testa, sul sicuro. Infatti vinciamo e mettiamo... No, non cominciamo noi per il semplice motivo che se pescassimo un Talonflame ci sarebbe d'aiuto. Adesso peschiamo due Aerodactyl, come detto prima, non possiamo metterlo in panchina se non con Lambrantica. Lambrantica ne avevamo due, quindi... Meh. Ok, Talonflame, diciamo no qua perché ci ha chiesto se volessimo ancora rimischiare il mazzo o usare l'attacco di l'abilità di Talonflame, scusate. E quindi noi usiamo il nostro Talonflame, mettiamolo subito in campo. E potrebbe essere un mazzo Kindra? Kindra EX? Non lo so, non ne ho idea, vedremo, vedremo. Usa due Elixir Max. Cosa vorrà fare se non caricare il suo piccolo Orsi? E 3 energie di un solo turno. Perfetto, 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 perfetto. Allora, proviamo a usare la chiappa Pokémon e non ce la facciamo. Quindi non diamo fastidio al suo Orsi e non troviamo nemmeno il nostro bello Aerodactyl. Non lo troviamo il bel Aerodactyl. Diamo un'energia a Talonflame e andiamo con Blitz Aereo. Blitz Aereo. E allora prendiamoci due Lambrantiche, grazie. Anzi, prendiamoci un kit cavafossili e una Lambrantica, dato che uno l'abbiamo già nella pila degli scouti. E
Non so proprio che mazzo possa essere il suo. Decide di far evolvere sicuramente il suo in panchina. Così fa. Vediamo, questo Sidra non ha attacchi strani. A detta del centro Pokémon, che fa curare il suo Orsi di 40 danni. E adesso un Dragon Ball che ci paralizza, penso. Ok, è come la Froakie. Come Froakie. Proviamo a prendere il nostro Rodactyl. Scusate. Proviamoci ancora due volte, per favore. Dobbiamo assolutamente trovarlo, perché sennò di qua non usciamo. Bene, 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 bene. Come vedete ne abbiamo trovato uno. E adesso ne abbiamo trovato un altro. Ottimo, 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 ottimo. Andiamo subito. Ok, non possiamo attaccare, giusto? Me ne ero scordato, pensavo fosse come la confusione, la paralisi. Invece non è così. E sperare. Ok, abbiamo vinto, mi sa. Abbiamo assolutamente vinto. Mi pare proprio che abbiamo. Mi pare di sì. Ok, usiamo Elisio, portiamogli in campo il suo Sidra. E usiamo Scia Jette. Come vedete, spacca di brutto. Mandiamogli subito capo al suo Sidra e prendiamo una manutenzione. A questo punto il nostro avversario, trovandosi solo con un Orsi e con tre carte in mano, ci manda pure la faccina triste. Non sa cosa fare. Vediamo un po' se prova di nuovo a bombolla. Ok, abbiamo vinto. Bene ragazzi, questo era il mazzo Talon Dactyl. Se volete altri mazzi fatemelo sapere, con un pollicione arriviamo almeno 200 per la prossima decklist. Mi raccomando, fatemi vedere che questi video vi interessano. Qui da Diego è tutto, noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao allenatori!